Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, vogliamo fare un secondo passaggio di lettura e meditazione dal testo Gesù deve regnare, che è una raccolta di meditazioni molto profonde della Beata Maria di Gesù de Luil Martini. Ecco, la cui fondazione in Italia la trovate a Venezia, l'Istituto delle Figlie del Cuore di Gesù sono a Venezia. Ecco, una bellissima fondazione, e abbiamo già fatto un primo video riguardo appunto perché vivere, soffrire e morire. E lì sono concentrate tutte le nostre più grandi paure, di cui abbiamo già parlato nei primi video fatti sul paradiso. Poi dopo questo video ci saranno un altro paio di video sul paradiso, che abbiamo continuato quella serie. E non è che spezziamo a caso, perché vedete, quando noi parliamo con i santi, uno è collegato all'altro. Che invece la sofferenza più grande per chi è davvero con Gesù è quella di rendersi conto alla fine della propria vita di non aver sofferto, cioè l'unico rimpianto è quello di non aver sofferto abbastanza per il trionfo del cuore di Gesù. E certo, oggi te prendono per matto a sentire una cosa del genere, no? In un mondo dove si esorcizza la sofferenza, il male, e dove si esorcizza la morte e tante altre cose brutte che ci fanno male, no? Invece di affrontarle con Cristo, in Cristo e per Cristo, almeno noi battezzati, e finiamo per esorcizzarle. Per questo abbiamo parlato del Monfort, perché la devozione alla consacrazione al cuore di Maria, a Gesù, attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria, con tutto il trattato della vera devozione, ha come fondamento che cosa? Le promesse battesimali. Quindi le nostre più grandi paure sono quelle a volte del non farcela. E questo è lo scoraggiamento che dobbiamo cercare di buttare via, perché a volte è il diavoletto che ci mette dentro delle voci negative, anche in quello che facciamo, il classico "ma chi te lo fa fare?". Poi ci sono le altre paure che vengono dalla non conoscenza delle cose. Lo abbiamo fatto appunto nei video primi sul paradiso. Perché si ha paura? Che cos'è la paura? Allora, invece, con voi vogliamo affrontare, visto che siamo nel 22 febbraio, no, la festa della cattedra di Pietro, allora questa volta vogliamo affrontarla con voi con le parole della Beata Maria di Gesù de Luil Martini. Perché lei ha vissuto in quegli anni, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, 1870, 71, questi scritti, dove c'era un attacco iniziato già prima con i luterani, con il protestantesimo, perché ci sono in mezzo anche i calvinisti, e sappiamo quello che è successo poi in Inghilterra con Enrico VIII e quindi l'anglicanesimo. Nell'Ottocento si scatenano proprio tutte queste forze. Non vi dimenticate che la massoneria nasce alla fine del 1700 e agli inizi del 1800 abbiamo la massoneria in Italia, che si forma proprio il suo canale, e quindi c'è proprio l'esplosione dell'odio contro la Chiesa. E questa esplosione l'abbiamo in Francia, proprio, guardate, nella terra prediletta dalla Chiesa, tant'è vero che la Chiesa
Chiama la Francia la prima figlia, la primogenita, no? La Francia. È la figlia prediletta della Chiesa. E da lì invece parte questa scintilla di attacco feroce contro la Chiesa. E allora. È bello perché leggere adesso la Beata Martini, perché ci descrive tutta una situazione del suo tempo che sono le radici di quello che stiamo vivendo noi oggi. Ossia, se si fossero ascoltati questi santi all'epoca, probabilmente oggi non ci troveremmo in questa situazione. Quando qualcuno si lamentava con Padre Pio della situazione e quindi il male che prevale, il demonio che prevale, Padre Pio diceva, non sono queste le parole precise, ma ve l'apostrofo, diceva Padre Pio, ma il demonio il suo lavoro lo fa bene. Siamo noi che non facciamo bene il nostro. La colpa è nostra. È inutile che andiamo sempre a cercare un capro espiatorio. I nemici ci sono. L'attacco c'è sempre stato da 2000 anni. Guardate che non c'è stato un solo tempo in cui la Chiesa non sia stata perseguitata. Dall'interno con gli eretici e dall'esterno perché volevano e vogliono impedire alla Chiesa di evangelizzare. Ma questo genere di attacchi ci sono sempre stati. Quindi vogliamo leggere, quindi adesso riflettere queste parole. Gesù prolungato nel mondo, la Chiesa è quindi Gesù nel mondo, ma non del mondo. Gesù, il figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo, ha voluto i suoi amici uniti a sé tra loro, come tralci alla vite, come le membra al capo. Nella sua chiesa, suo mistico corpo, suo prolungamento nei secoli fino al suo ritorno. È solo nella chiesa, una santa cattolica apostolica, che egli ha stabilito la salvezza, ha stabilito che le porte degli inferi non prevarranno. Ma proprio per questo, fin dall'inizio, c'è una congiura degli uomini, nemici di Dio, contro la sua Chiesa. La beata Martini ne sentì la gravità e tutto l'orrore. Oggi non è meno grave, secondo la stessa affermazione di Paolo VI del 29 giugno 1972. Il fumo di Satana è entrato nel tempio di Dio. Noi vi ricordiamo a priori appunto Leone XIII, per la prima volta un papa fa un esorcismo per la Chiesa. La famosa preghiera a San Michele Arcangelo. Non stiamo a polemizzare colpa del Concilio, Paolo VI, adesso fermiamoci. Cioè, noi delle volte dobbiamo anche saper dividere gli argomenti, i temi e la discussione. In questo momento noi dobbiamo discutere su noi stessi, non cercando il capro espiatorio, non cercando la colpa degli altri, chi è il colpevole. Fermiamoci un attimo a vedere dentro di noi quanto ognuno di noi è responsabile. Noi che cosa stiamo facendo? Non è con le lamentele, questi video non sono delle lamentele, sono dei lavori che ci devono aiutare a ragionare con i santi. Tuttavia, non viene mai meno appunto la fiducia, anzi la certezza sulla promessa del Cristo, le forze dell'inferno non prevarranno contro la mia Chiesa. Matteo 16, 18 e ancora, nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate fede, io ho vinto il mondo.
Io ho vinto! Giovanni 16,33. Occorre quindi, come la beata Maria di Gesù, moltiplicare la preghiera e l'offerta, il proprio sacrificio. Con la vita trasfigurata in Cristo, l'annuncio ardente del suo Vangelo, anche a costo della propria vita. Il fatto è che quando viene messa in discussione la nostra vita, diciamoci la verità, questo progetto non ci piace. A noi ci piace metterci in gioco finché è tutto in sicurezza. Ma se c'è da rischiare la persecuzione, se c'è da rischiare la propria vita, noi in Occidente mettiamo un po' le mani davanti. Sì, piangiamo i nostri martiri in Oriente, no? Quello che sta succedendo in Africa, i massacri ai cristiani. Li piangiamo, ma non vorremmo trovarci al loro posto, dimenticando peraltro che il martirio è un dono. E non c'è solo quello di sangue. Allora, sentite, è bellissimo. Allora, andiamo al sodo perché è lunghetto. Ricordiamo comunque che qui la Beata Martini sta parlando del suo tempo. Quello che noi dobbiamo leggervi all'interno di queste parole è il rapporto con la situazione odierna. Dunque, la Chiesa nelle diverse sue epoche riflette come uno specchio fedele la vita di Gesù Cristo, il suo capo e suo sposo. Tutti i misteri e gli atti della vita di nostro Signore sono divenuti oggetto di particolare devozione e fonte di grazie speciali, elargite con più o meno profusione a seconda dei tempi, dei pericoli e delle necessità della Chiesa. Non abbiate paura per la Chiesa, non è essa che è in pericolo. State ben attenti, sentite che parole. Perché ha la parola di Gesù e nulla potrà smuoverla, nulla potrà distruggerla. Il pericolo è per i dissidenti e gli avversari di ogni specie. Riguardo per esempio al Concilio Vaticano I, allora che si stava facendo tra il 1869 e 70, no? Che poi fu interrotta dalla presa di Porta Pia. E gli argomenti che vi si trattano. E qui parla della questione dell'infallibilità. Sentite come spiega. A Marsiglia e nel mezzogiorno della Francia siamo romani, con un'ardente e una dedizione inesprimibili, per cui sentiamo profondamente gli insulti fatti alla sede di Pietro. Con il cuore e con l'anima siamo uniti alla Chiesa romana. E la difesa che facciamo in favore del Papa è l'espressione del nostro intimo desiderio. Lei qui si sta rivolgendo tra l'altro appunto alle sue figliuole, cioè quindi state attenti a quello che sta succedendo, perché noi dobbiamo rimanere ancorati alla sede di Pietro. La quasi totalità dei membri del concilio è per l'infallibilità e il primato del Papa. Il Concilio Vaticano I concentra l'attenzione di tutti i cuori, nonostante i satanici sforzi dell'inferno, il Concilio va avanti benissimo. La discussione sullo schema dell'infallibilità è incominciata oggi. La provvidenza veglia e si spera di proclamare il dogma dell'infallibilità per la festa di San Pietro. Occorre intensificare la preghiera. Qui vi è un grande entusiasmo per il Papa. Il clero ha risposto sottoscrivendo un indirizzo al Santo Padre Pio IX.
Anche fedeli aderiscono in massa ad altre sottoscrizioni, eccetera. Dice, anche noi abbiamo partecipato a questa raccolta di firme. Cioè già si faceva all'epoca. Ecco, a proposito di petizione, noi vi ricordiamo che abbiamo aperto una piccola petizione con gli amici, la parrocchia virtuale Pietro Paolo Trinità, su un compito da adempiere, la consacrazione al cuore immacolato di Maria che porta inevitabilmente alla sua essere con Redentrice, mediatrice ed avvocata. Dunque, la Chiesa, la Francia, oh patrie dilette, i nostri cuori di cattolici e di francesi sono spezzati. Mai avremmo avuto dolore più grande. Speriamo che l'aiuto potente di Maria, Regina della Francia e della Chiesa ci permetta quanto prima di dire mai ci fu simile trionfo. Se noi sapremo pregare e soffrire, la Chiesa e la Francia saranno unite anche nel trionfo. La Chiesa più bella di prima e la Francia rinvigorita dal dolore e ridiventata cristiana. Vedete, già all'epoca c'erano questi problemi. Vi sottolineo la frase, la Chiesa più bella di prima. A quanto pare non è un'invenzione del Concilio Vaticano II. Dunque, nei mali estremi e universali che affliggono la Chiesa, in questa oppressione infernale della fede dei popoli, in questa desolazione dei cuori cristiani e in questa rabbia contro gli ordini religiosi, appunto le leggi e lo scioglimento delle famiglie religiose volute dal governo francese dopo il 1871, ma non dimenticate che poi avvenne anche in Italia. Ci fu una persecuzione contro gli ordini religiosi. E voi pensate che queste cose poi un po' proseguiranno, perché qualcosa succederà di simile poi in Spagna, in Portogallo. Vi ricordate, la massoneria butterà fuori tutti i religiosi. Quindi non è estremamente necessario adoperarsi per accogliere mani che rimangano elevate a supplicare il cielo in ginocchio. Cuori che continuamente invochino misericordia offrendo il sangue di nostro Signore e i loro poveri sacrifici riparazione di tanti delitti e per ottenere la fine dei mali indicibili della Chiesa e di tutto ciò che la soffoca. Quindi, e dice, non meravigliamoci di aver tanto da soffrire mentre la Chiesa è in lutto. E le nazioni cristiane piangono mentre il mondo si agita come sopra un vulcano e l'inferno sembra vomitare sulla terra l'odio verso il bene. Raddoppiamo il nostro coraggio guardando i dolci cuori di Gesù e di Maria, dai quali ci verrà l'aiuto, e poi lasciamoci immolare con amore generoso alla volontà di Dio. Cioè noi facciamo quello che si può. Ma dobbiamo essere onesti nel fare quello che dobbiamo fare. Il resto, fiat. Non siamo noi soli a sentire questa impotenza. Eccola la frustrazione, no? Quello scoraggiamento. Anche gli uomini più esperti, più forti e più sapienti sono costretti ad ammettere che nessun mezzo umano può fermarci dal precipitare nell'abisso scavato da tanti mali. Ecco qui, leggendo adesso attentamente quello che viene, guardate che è molto, molto profetico. Sentite, gridiamo con forza il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ecco allora che noi troviamo un'umile missione da compiere, per la quale speriamo di contribuire
al trionfo della Santa Chiesa e alla salvezza della patria, poiché solo Dio può salvarci, a Lui leviamo occhi e mani supplichevoli e con la nostra preghiera, il gemito dei nostri cuori, offriamogli ostie di soave odore. Vi ricordiamo che con gli amici della parrocchia virtuale Pietro Paolo Trinità stiamo facendo il libro di Padre Tomaselli, Anime, Ostie, e con l'aiuto anche di Padre Francesco e le sue catechesi, sempre nello stesso canale Pietro Paolo Trinità, troviamo appunto tutta una serie di catechesi sull'ora di guardia, su come si adora Gesù, perché. Quindi, ostie di soave odore, e cioè, cosa è questa ostia? I nostri sacrifici. I nostri sacrifici. Uniti ai meriti del preziosissimo sangue, all'oblazione perenne di nostro Signore Gesù Cristo, per placare la giustizia divina e far discendere su di noi la sua misericordia. Oh, come mi piace questa pronta sottomissione alla sede di Pietro, al Papa. È la roccia sicura. Fuori di essa non vi può essere verità. La questione della mafia Sangallo non ha inficiato assolutamente la elezione di Jorge Mario Bergoglio a pontefice. Toglietevelo dalla testa, a parte che era il segreto de Pulcinella, perché già dal 2004 si sapeva, e si sapevano anche i nomi dei congiurati. Soltanto che si è avuta conferma. Semplicemente Daniels ha con le sue parole ha solo confermato già che quello che si sapeva. E lo sapeva anche Benedetto XVI. Lo sapeva anche lui. Allora, questo non inficia assolutamente l'elezione di un pontefice. E Giovanni Paolo II invece quello che intendeva è che se ci sono state congiure, l'eletto, nel momento in cui ha accettato di essere papa, è libero da ogni accordo preso. Questo ha detto Giovanni Paolo II nella Pastor Bonus. Giovanni Paolo II non ha delegittimato automaticamente l'eletto se eletto da una congiura. Le congiure ci sono sempre state in quasi tutte le elezioni papali. Leggetevi come viene eletto Giovanni XXIII. Papa Montini era stato già eletto quando era ancora Papa Giovanni XXIII. Montini era già stato scelto, eletto suo successore. Andatevela a studiare un po' la storia. Le congiure per le elezioni dei papi ci sono sempre state. Non è quello il problema. Il problema è cosa fa poi il Papa. Ma la figura, il ruolo di Pietro è quella roccia. Pietro è quella promessa di fedeltà a quella fede pronunciata che ha fatto istituire al Cristo la Chiesa e quindi la sede pretrina, sulla quale però Gesù mette subito il suo sigillo e le porte degli inferi non prevarranno. La promessa non è su Pietro, non è su un papa. La promessa del non prevalebunt è su la Chiesa. Dunque, l'inferno e il mondo attualmente dicono tutto senza Gesù Cristo.
Essi vogliono scacciarlo dai cuori, dalle famiglie e dalle nazioni. Noi invece dobbiamo rispondere come la Chiesa e con la Chiesa. Tutto per Gesù Cristo. E qui spiega appunto come anche il suo istituto è stato fondato proprio per ottenere l'esaltazione della Santa Chiesa attraverso la preghiera e il sacrificio, l'adorazione eucaristica e l'ora di guardia. Tutto per l'esaltazione della Santa Chiesa, il trionfo dei sacri interessi di Dio nel mondo. L'estinzione delle società segrete e la conversione dei loro membri, la perfezione e la santità sempre maggiore del sacerdozio cattolico e degli ordini religiosi. Di fronte alla Chiesa si erge quasi svelata, resa ardita dalle sventure dei tempi, l'infernale sinagoga di Satana, la massoneria, che per lungo tempo ha ordito le sue congiure nell'ombra e tenne coperto con il segreto più profondo i suoi errori. Essa cerca pazzamente di annientare i diritti di Dio in questo mondo, di rovesciare la Santa Chiesa e ogni base dell'ordine sociale cristiano, di esaltare la pretesa perfezione naturale dell'uomo e la sua indipendenza da Dio, il dominio della materia, del disordine e dell'impietà, e infine la negazione stessa di Dio. Vi dice niente? Questo diceva negli anni appunto fine dell'Ottocento, 1870 qualcosa, madre, la beata Maria di Gesù de Luil Martini. C'è da riflettere, mamma mia, se volete conoscere la causa di questi fatti dolorosi e strani, la Santa Chiesa stessa vi risponde per voce di Pio IX, che dice: chi avrà compreso bene il carattere, le tendenze e lo scopo delle sette segrete massoniche o oltre o altre, la natura e lo svolgimento della lotta universale dichiarata alla Chiesa, non potrà dubitare che la presente calamità va attribuita principalmente, come alla sua propria causa, alle astuzie e alle trame delle medesime. La sinagoga di Satana è composta da loro. E se voi pensate di poterla sconfiggere con le armi del mondo, non avete capito nulla. Se voi pensate di poterla sconfiggere delegittimando papi e pastori, non avete capito nulla. Se voi pensate di sconfiggere la sinagoga di Satana scendendo sul suo livello, non avete capito nulla. Se voi pensate di poter sconfiggere la sinagoga di Satana con le armi del mondo, appunto, e facendo rivoluzioni, le stesse armi usate dalla sinagoga di Satana, allora non avete capito nulla. Non conoscete qual è stata la vera azione dei santi, come la beata Maria, appunto, di Gesù Martini. La sinagoga di Satana non la puoi combattere con le armi del mondo, con le armi che usa il mondo, con quell'arroganza, con quella violenza, con quelle stesse paure. La sinagoga di Satana la si sconfigge in due modi: con le armi della fede
della preghiera, quindi che includono la preghiera, includono tante altre pie pratiche, con la testimonianza di una vita coerente alla legge di Dio. È questo che ci manca, sono questi numeri che ci mancano, gente che viva così. Però, grazie a Dio, il Signore non farà vincere la Chiesa per i numeri, la farà vincere semplicemente per giustizia, perché lui ha già vinto. È che qui, insieme a tutta questa storia, ci stiamo in mezzo noi, le anime da salvare. Perché chi porta avanti la sinagoga di Satana, anche inconsciamente, che è gente che vota per l'aborto, per il divorzio, o pratica l'aborto e il divorzio, dicendosi persino cristiani, che tanto che male c'è. Gente che purtroppo delegittima i pastori. Gente che vive nel mondo come fosse del mondo. Gente che ha in odio la Chiesa. E si fa un'immagine di Chiesa sua, no? Bisogna fare un po' di discernimento anche di quello che ascoltiamo dai santi, cercare di capire ciò che deve rimanere nel proprio contesto storico e ciò che appunto, come stiamo vedendo, possiamo paragonare, portare all'oggi per capire quello che sta succedendo. Dunque, questi disegni sono costantemente sventati dall'assistenza soprannaturale che Dio dà alla sua Chiesa, ossia governare le anime per il trionfo del male. Tale è lo scopo delle sette segrete. La Chiesa sola ha il diritto e il potere di governarle per condurle a Dio. Essa compie il progetto di Dio. La setta invece si sforza di compiere il disegno di Satana e dell'uomo, insieme uniti nella ribellione a Dio. Ribellarsi a Dio come succede oggi? Semplice, no? È quello delle, appunto, rivoluzioni contro la legge di Dio, le leggi inique che si stanno facendo, ma non da oggi, si stanno facendo da 50 anni. Certo, Giovanni Paolo II si è battuto molto, anche Benedetto XVI. Qui, per esempio, qualcuno ha attribuito a Papa Francesco di essere per l'aborto. Questo è falso perché ha parlato di omicidio. Ha parlato di omicidio. Il problema di questo pontificato è che nel parlare cattolici, cattolici si esprime in modo abbastanza corretto, poi quando si esprime agli altri sembra contraddirsi. Ecco, questa ambiguità però non è di oggi, ma viene appunto dall'uso che è stato già fatto nel Concilio Vaticano II. L'aria appunto ambigua che ha vinto il nuovo modernismo. Ecco, quindi la soluzione qual è? Ecco le parole della Beata Maria di Gesù Martini. Fu necessario che Gesù soffrisse prima di entrare nella sua gloria. Luca 24, 26. E allora bisogna che la Chiesa e le anime che la amano davvero passino per lo stesso cammino. La Chiesa non vive un giorno solamente. Quando i martiri cadevano come d'inverno, la neve cade in larghe falde, non si sarebbe potuto credere che tutto era perduto. Oh sì, infatti c'erano già nel 300 la famosa questione dei lapsi. Perché? Perché i cristiani, stanchi di essere perseguitati da secoli, erano già 2 o 3 secoli che venivano a ondate ripetutamente perseguitati, massacrati, incominciarono a stancarsi e abiuravano. Al contrario,
Il loro sangue, quello dei martiri, preparava i trionfi dell'avvenire. Non è per noi che dobbiamo vivere. Perciò bisogna vedere tutto attraverso i disegni di Dio. Vi ricordiamo sempre quella bellissima immagine, no, di quel racconto, del tappeto. Dio è l'autore di questo tappeto, va bene? Dio sta coprendo di fili d'oro, di fili colorati, un bel tappeto, il suo progetto, su ognuno di noi. Ma noi stiamo sotto e vediamo questo tappeto così. E cosa si vede al rovescio? Un groviglio di nodi, un groviglio di colori. Intuiamo qualcosa. I più bravi riescono a vedere qualcosa. Ma tutto ci sarà svelato dopo. Quindi non è per noi che dobbiamo vivere, bisogna vedere tutto attraverso i disegni di Dio. I nostri dolori attuali, anche dovessero raggiungere il colmo e noi fossimo sacrificati nella catastrofe, acquistano e preparano i trionfi futuri della Madre Chiesa. Noi lavoriamo per quelli che verranno dopo di noi. Quante volte vi abbiamo detto, se siamo qui non è merito nostro, è perché altri prima di noi hanno dato la propria vita per noi. Se noi siamo qui oggi, lo siamo per loro, per le loro preghiere e il loro sacrificio. Quante volte vi abbiamo detto, citando la Emeric, tutti che cercano la Emeric solo per le profezie, attenti alle curiosità. Nessuno che va a vedere la vita straziante di questa suora, perché ciò che vide, ciò che vedeva, lei lo soffriva, quindi lei ha sofferto per noi oggi, per la Chiesa. Noi lavoriamo per quelli che verranno dopo di noi. Essi raccoglieranno per la maggior gloria di Dio il frutto delle nostre lacrime e forse anche del nostro sangue. La Chiesa procede di lotta in lotta, di vittoria in vittoria, sino all'eternità che sarà il trionfo definitivo. Sbaglierebbe chi volesse nel momento presente giudicare l'insieme delle cose. Noi abbiamo la promessa e la sicurezza della vita eterna, nonché il conforto di sapere che Dio trionfa sempre e che il suo trionfo sarà tanto più grandioso quanto più gli sarà costato. Come nei primi tempi del cristianesimo, il mondo delle società e delle nazioni è ora nuovamente alleato contro la Chiesa, la persecuzione quasi universale e più perfida delle persecuzioni cruente di allora, poiché l'inferno vuol scacciare Gesù Cristo e la sua Chiesa dalle anime e dalla società, è urgente alzare supplichevoli mani verso la Vergine Immacolata, per la quale il Padre Celeste ha dato Gesù Cristo al mondo, affinché ella, Madre del Salvatore, rendendo Gesù alle anime, renda loro la vita perduta e ottenga così il trionfo della Chiesa sopra i suoi nemici. Se voi vi fermate attentamente a queste parole, sono le stesse identiche che usano il Monforte prima e tutti coloro che hanno parlato del trionfo del cuore immacolato di Maria, compresa appunto Suor Lucia di Fatima. E concludiamo, poiché ogni errore ha sempre condotto al trionfo spirituale. Su ciò che esso combatteva, è certo che la Chiesa godrà in futuro di una meravigliosa fioritura di ordini religiosi e di uno splendido risveglio della vita cristiana.
Lo scopo di Satana, l'ideale delle sette è di scacciare Gesù Cristo dal mondo, di abolire persino, attenti bene, la memoria della sua dottrina e di strappargli le anime. Non è profetico? Occorre dunque amare Gesù Cristo, unirsi a Gesù Cristo, imitare Gesù Cristo, conquistare anime a Gesù Cristo e quindi restare nella Santa Chiesa Cattolica. Siamo le membra. Un membro non può vivere fuori dal corpo. Una gamba, un piede, una mano non possono vivere staccati dal corpo. E neppure la testa può vivere staccata dal corpo. Quindi noi siamo le membra, dobbiamo rimanere come il tralcio, appunto, attaccate a questo corpo, attive, membra attive. E qual è il nostro lavoro? Pregare. Sono le armi della fede, della preghiera, del sacrificio, della penitenza, della rinuncia di se stessi. Ricordarci, come dice poi Gesù, alla fine della fiera, quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare, dite: siamo servi inutili. Noi dobbiamo amare la Chiesa, come diceva Santa Teresina del Bambin Gesù: nel cuore della Chiesa mia madre, io sarò l'amore. Quindi quando la Beata Maria di Gesù diceva che l'unico, quando saremo poi in cielo, no? L'unico rimpianto che avremo è di non aver sofferto abbastanza per la Chiesa e per le anime da salvare. E guardate che questo lo diceva una bambina di 10 anni, 8 anni che sto di 8 anni, Giacinta di Fatima. Quando le chiesero, che sapeva che doveva morire, stava morendo, ha preso la spagnola, c'aveva un buco qui sul petto, gliel'avevano fatto per farla respirare, poverina, all'epoca non c'erano pratiche mediche gentili. Lei disse, quando le chiesero se avesse paura, cioè che non le preoccupava, no, no, lei ha detto che l'unico rimpianto che aveva, sì, dal paradiso potrò fare, ma vorrei rimanere sulla terra soltanto per soffrire di più, perché in paradiso io non soffrirò più. Invece volevo rimanere un po' di più per soffrire di più, per salvare quante più anime era possibile salvare. La Chiesa, la cattedra di Pietro, attenti quindi, attenti. Quindi non entriamo in polemica adesso sul Papa sì e il Papa no. Il Papa c'è, ognuno si faccia l'esame della propria coscienza, nessuno può delegittimare un Papa legittimo. Benedetto XVI ha legittimato il suo successore, quindi poi la Chiesa dirà la sua, e noi in questo momento siamo ai piedi della cattedra di Pietro e a quella noi obbediamo. Siamo figli e vogliamo dare la nostra vita nel cuore della Chiesa mia madre, ai piedi, inginocchiati davanti a quella cattedra che è d'istituzione divina. Noi saremmo l'amore, quello vero. Pater noster pies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et ti dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O San Giuseppe, patrono della Santa Chiesa Cattolica, ti raccomandiamo tutti i nostri amati sacerdoti.
Pregate per noi e mandateci santi, santi sacerdoti. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria e grazie a tutti.